da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette Mercogliano Avellino. Vladimir, cosa significa per te mamma Schiavona, la Madonna di Montevergine? Tu da anni vieni e grazie anche alla tua presenza hai dato una svolta anche a questa manifestazione, tra l'altro anche la testimonianza di ieri a Ospedaletto significa tanto, però per te la Madonna di Montevergine, il tuo percorso, quanto ha dato, quanto ha pesato, cosa significa? Io penso che più che avere dato una svolta io a questo pellegrinaggio è stata mamma Schiavona a dare una svolta a me, perché era in un periodo, ho conosciuto mamma Schiavona in un periodo in cui non andavo più in chiesa, in cui qualcuno mi voleva far credere che quelle come me dovessero essere escluse dalla chiesa, ma incontrare gli occhi misericordiosi, accoglienti, buoni di mamma Schiavona mi ha fatto capire che c'è un posto nel cuore di mamma Schiavona anche per noi e forse addirittura soprattutto per noi. Questo è l'esempio di chiesa inclusiva che tu da anni chiedi. L'ho chiesta da anni e devo dire la verità, quando ho ritrovato nelle parole di Papa Francesco, che avevo anche sentito nelle parole di Don Gallo, che è stato un sacerdote straordinario che ho conosciuto, devo dire che quell'idea della chiesa inclusiva, delle porte che non devono essere chiuse a nessuno, l'ho ritrovata spesso in alcune dichiarazioni. Da Ospedaletto, Vladimir, che segnale arriva in un momento comunque difficile nel nostro paese? Mi viene il segnale di Ospedaletto, di quello che significa Ospedaletto, cioè ospitalità. Questa è una terra ospitale, e c'è un monastero che ospita questo tipo di devozione da parte di tutti. Nessuno più deve pensare che la propria identità sessuale deve essere qualcosa di incompatibile rispetto al tuo diritto alla fede. Ragione, bravissimo. C'è l'applauso da parte del... d'adozione a tutti gli effetti sei in questo momento, grazie anche a ieri. Sì, sono sincera, non sento una distanza con il popolo irpino, un po' anche per le mie radici che sono foggiane e un po' perché questo è un popolo che può insegnare soprattutto oggi, che da questa terra arriva un bellissimo messaggio di inclusione. Stiamo aprendo le finestre in un momento in cui c'è troppa puzza di chiuso. Ti piacerebbe incontrare Papa Francesco a Montevergine? Io mi auguro che intanto il Papa venga a Montevergine, perché è veramente un culto molto importante e spero che la nostra comunità un giorno possa essere ricevuta dal Papa, perché no? Per fare una battuta, la prossima volta porta la Santa anche con te a Montevergine. No, qui parliamo di santi, non di Sante De Che.